like a bullet train. Moving like the speed of sound. Feet can keep on the ground. Ciao a tutti ragazzi, sono AgronoDarni e siamo qua in un nuovissimo video di Scopriamo le botte. Bene, oggi cosa vi porto? Oggi vi porto una signora botte, una vaia creata da Marco Fiat 850, che è dello staff Farming Simulator 2013 Forum Italia. Una MB160, come potete leggere lì. Non è male, contando che è una delle sue prime mod. La sua prima mod l'avevamo vista era il maschio terremoto, quello che ha utilizzato anche nella serie Pro Farming. E adesso ci ha deliziato con questa vaia, che è ancora versione 1, ma già parla di nuove di una nuova versione con più dettagli, eccetera eccetera eccetera. È una botte che, come tutte le mod che recensisco, vi consiglio altamente, perché prima di tutto riesce a coniugare il fattore leggerezza della mod, perché è veramente leggera. Io sto ottenendo veramente degli FPS parecchio alti, e nonostante abbia questa mod e il Fast Track, il JCB. Quindi già questa è una buona caratteristica. Allora, partiamo dal modello. Il modello non è male, ha qualche dettaglio quella che non c'è su altri botti. È molto semplice, diciamo, però allo stesso tempo, perché non ha, appunto, non c'è tutta questa cura per i dettagli. Vedete qua, i fanali sono poi dei rettangoli. Però non è per niente male, ecco. Possiamo notare le gomme Michelin. Ecco, le gomme e le ruote in generale sono veramente ben fatte, mi piacciono molto. Parliamo delle texture. Le texture non sono male, per carità. Però potevano essere migliorate. Per esempio qua abbiamo la targa, che non ha spessore. Sono tutte effetto rovinato, diciamo. Perché sono anche un po' nello stile di, anche un po' nel suo stile, nel senso, fare mod già, diciamo, un po' usate. Qua abbiamo, vabbè, la texture che ci dice quanti litri porta, cioè 16.700, e niente, diciamo, migliorabili, non male. Qua abbiamo anche granata macchine agricole. Lascio scrivere a voi nei commenti se è un concessionario. Penso sia un concessionario che rivende Vaia. Ok. Allora, saliamo sul nostro. Spegniamo pure i fari, tanto. Ok. Questa botte si comporta molto bene alla guida. Allora, cosa che ho notato, vabbè, è una tre assi, di cui due sono sterzanti, il primo e l'ultimo. E sterza veramente bene. È molto dolce nello sterzare, non come molti rimorchi che appena tu fai così, tac, già subito ti scatta, vedete come aveva fatto prima. Invece no, con questa si va parecchio dolci ed è una buona caratteristica. Si sterza prima con quello dietro e poi anche con quello con l'asse davanti. Niente, mi piace veramente tanto questo metodo e la realisticità dello sterzo. Poi possiamo notare che ha un lampeggiante qua, vedete, molto semplice come modello, veramente forse fin troppo semplice, non ha neanche i cavetti che lo collegano. Però d'altronde va anche bene così. Poi passiamo alla fanaliera. Una fanaliera base. Diciamo che accendendo i fari si accendono, appunto, anche qua dietro i fanali. E poi è dotata di frecce. Destra. Tutte e due.
Il getto è quello, non mi ricordo più il nome tecnico, comunque è praticamente lancia in aria. Non ha i interratori, neanche ha tubo a gomito, neanche ha il cannone qua in alto. Qua vabbè, possiamo notare i supporti per i tubi, i tubi che non ci sono, perché in effetti questa versione ha il tubo pescante, quindi non ce ne sarebbe molto, non servirebbe molto avere dei tubi così. Poi, allora, passiamo agli attacchi. Allora, scripting, diciamo innovativo, c'è già su molte altre mod, è quello della presa di potenza, che vabbè, è staccabile e attaccabile con Q. È ben fatta questa presa di potenza. Complimenti. Qua effetto rovinato. Qua abbiamo una centralina con tutte le indicazioni. Abbiamo il sifone e il tubo. Adesso vi faccio vedere. Allora, questa mod cosa è veramente utile se giocate dalla cabina, perché, e magari anche senza gli HUD, perché arrivando qua vicino, fate finta che ci sia un... Purtroppo non riesco a farvelo... Vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Allora, arrivando qua, premete R e vedrete che inizierà a caricarsi piano piano, e riuscirete a capire dal sifone che punto siete. La velocità con cui si carica è realistica, diciamo. Anzi, forse un po' troppo veloce. Cioè, questa è la mia impressione. Io purtroppo non so la pompa di questo modello di botte come va, però secondo me è forse fin troppo. Certo, uno poi si stanca ad aspettare tanto, però diciamo che per essere un qualcosa di realistico, forse era ancora da rallentare un pochino. Allora, vi parlavo del braccio pescante. Sì, perché questa mod... aspettate, tolgo solo questo. Ok. Questa mod ha anche i comandi, ha anche i comandi del braccio pescante. Allora, sono utilizzabili sia tramite i tasti J, N, K, M che col mouse. Basta, cioè devono essere in base ai vostri gusti. Possiamo allungare prima di tutto il braccio. E possiamo notare che comunque la cura per i dettagli, perché qua c'è sempre... È sempre ben fatto, sono fatte bene tutte le curve. Ok. Ok, lo tiriamo giù. Poi abbiamo un comando per snodare il secondo pezzo, e poi il comando per snodare il principale. Principale che va più o meno, ecco, poco più sotto dell'altezza di partenza, ecco. Ok, ora ci spostiamo in campo. Ok, allora, una volta arrivati in campo, vabbè, prima di tutto vi volevo dire che nei trasporti comunque è molto comoda. Io l'ho provata appunto con questo JCB, che è noto per la sua velocità, e non perdi assolutamente il controllo. E penso pesi il giusto. A posto. Allora, scendiamo per esempio in metà. Ok. Adesso metto questa che così è un po' più lenta. Possiamo arrivare qui e schiacciare B per far partire. Allora, la velocità con cui butta è realistica. Sì, direi abbastanza realistica. L'animazione del getto è fantastica, diciamo che è veramente molto dettagliata, mi piace. Diciamo che certo poteva essere un po' migliorata, perché come vedete avrei preferito che il trigger in cui compare l'effetto di liquamazione, diciamo. Liquamatura, liquamamento, come si dice? Liquamatura. Comunque l'effetto per terra sul terreno
coincidesse con il massimo raggio di, appunto, di dispersione. Invece qua vediamo che parte quando in teoria dovrebbe essere solo un metro, due metri di larghezza. E niente, allora andiamo a metterlo un po' più veloce. Si comporta anche bene in curva liquamando. Questa è più o meno una caratteristica che hanno tutte le mod. Ok, e nient'altro ragazzi, questa mod la trovate su, appunto, Farming Simulator 2013 Forum Italia. Trovate il link in descrizione, quindi non chiedete nei commenti perché c'è il link in descrizione, non è per donatori né per altro. Ultima cosa, andiamo ancora a vedere lo store. Perché? Perché questa botte non è sola, diciamo, ma è disponibile in 4 versioni. Allora aspettate che la faccio andare tutto in azienda, così siamo a posto. Allora, è disponibile in 4 versioni, come vi ho detto, cambia, sono identiche, cambia solo il colore. Allora, guardandolo dal negozio, possiamo notare che, vabbè, hanno tutta la stessa foto, che è una foto reale, e questa è una cosa che secondo me la penalizza, perché a mio parere non sarebbe stato molto meglio mettere dei render della mod su, appunto, come immagine, andando con un Photoshop o qualcos'altro. Mettere così immagini tutte uguali che uno non capisce, deve mettersi lì, deve star lì a leggere, diciamo che un pochino la penalizzano, ecco. Allora, cliccando, costano tutte uguali 21.400 euro. Qua possiamo leggere, vabbè, il nome Vaia MB160 Triden, arancione Vaia. Qua non so perché ha messo... Ah, arancione Vaia, sì, giusto, perché il colore ufficiale della Vaia è forse arancione, se non sbaglio. Tre botte Vaia, bla bla, qua c'è il modello. Qua botte italiana 3 assi, capacità 16.700 litri, costo giornaliero 55 euro. Qua i crediti, credits. Poi abbiamo la versione rosso Raal 3000, verde John Deere e blu New Holland. Adesso andiamo a vedere, sono identiche. Comunque andiamo a vedere qua. Allora, questa, quella che abbiamo visto prima, c'è la versione arancione, anche se secondo me doveva essere di un altro arancione. Questo è troppo acceso, ricorda troppo il rosso. Questo è un rosso un po' più, molto più scuro, un po' più cattivo, diciamo. Qua un verde John Deere, infatti possiamo notare che ci sono alcuni dettagli John Deere. Qua i perni, non so, secondo me andavano meglio gialli, ma non sono ben informato su questo modello se nella realtà li fanno gialli. E qua New Holland, blu New Holland ci sta bene, forse anche questo un po' troppo acceso. Secondo me avesse fatto tutto un po' più scuro come questo sarebbe stato ancora meglio. E niente, comunque buona l'impatto generale, anche per il fatto che comunque ci sono features già viste, ma diciamo mai applicate su botti italiane come questa, quella del sifone. Poi vabbè, braccio pescante, ormai quasi tutte le mod italiane stanno cercando, sono provviste appunto del braccio pescante. E niente, vabbè, qua vi faccio ancora notare l'ultima cosa, che c'è il piedistallo qua per quando non la si utilizza. Bene ragazzi, allora adesso vi lascio con il mio solito pagellino. Da Gromedarni è tutto, ciao a tutti ragazzi. Now bad boy, are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the case.